Alle 11:03 minuti del 19 luglio 1943 cade su San Lorenzo la prima bomba alleata. Fatica e già stanno là. Ecco. C'è trocca di bottega. Cominciamo. Cominciamo un po'. Ti accompagno. Sì. Il vino buono c'è? Speriamo. Andiamo. Andiamo. Non litigate pure davanti a te. Ti mandare in chiesa? A me piacere Bibbia, guarda un po'. Allora, abbiamo fatto la guerra tutto quanto, noi stiamo qua a mangiare e bere e voi state lì. La guerra l'abbiamo fatta noi, ma non lui. Ho fatto pure che io donna. Ma pensa nonna, nonna Maria. Forse no, che nonna Maria. Te la ricordi vecchia Roma? La ricorda sì. Da Roma c'è sola luna, non canti più gli stornelli e le serenate di gioventù. Il progresso t'ha fatto grande, ma sta città non è quella negra e lieva d'anni fa. Più non vanno gli innamorati dal lungo tenere a rubarsi tra gli anni e non sognarli e gli salti della luna sul cielo blu sono ricordi del tempo verso che non c'è più. All'osteriano quello di meno, lo so, ma sapete, oggi viene pure il principale. Chi vi è? Del commendatore. Ah sì? Sì. Ah, tanto è bello, è buono. Giafra, ma la vista sta carcere, guarda quanto è letta qua. Ci mi vedo qua. C'è come devo fare? Aspetta, no. Guarda che roba, guarda qua, sei una squacque, la mia. Vai. Proviamo a fare sto muro. Mamma mia. Spiegati. Vai, vai. Vai, con la mano. Dai, usa pure quest'altra mano, solo che il commendatore c'è strilla. Arrivato il commendatore, non puoi fare. Buongiorno commendatore. Buongiorno. Buongiorno. Così lavoriamo, Mi sembra buongiorno. Buongiorno. A beve sì, ma lavorare no, A beve ieri sera commendatore. No, no, pure 10 unità alla direttoria. E poi li danno lavorare ubriachi. Io licenzierei tutti. Tutti, proprio. Raccomandata con ricevuta di ridotto.
E la voglia non ci avete lavorato, non ci Poi voglio dire, questo giorno sarà... Il giorno sarà tutto come giù, sarà. Ah, ma... Io mi permetto di dissentire. Sì. Lei lo sa che la moglie di Domenico è incinta? E che sto sanno io? E lui si diverte e io non la vado per lui. Hai visto dove? È principale. La passione l'ha travolto, non ha capito più niente, non c'era più respiro, non c'era più gioia, non c'era più vita, se non stava avvolto nel suo abbraccio. Io non sono un bogliaccio, fatemi sciogliere e vi racconto tutto. Quando ho finito poi mi rilegate, ma adesso per piacere non mi date questa umiliazione tanto strazio. Vi ringrazio per vantarmi. Voi lo sapete, sono sempre stato amante del lavoro ed è giusto per questo che mi chiedete come la mano mia. Ho capito, mi dite di andare a patto un momento che adesso lo racconto. Abitavamo al vicolo del Moro, io con mia madre e mio fratello Gigi. La sera noi tornavamo dal lavoro e lì ci baciavamo di fronte e sorrideva e si poi cantava. Io sono felice soltanto con voi due, al mondo non c'è chi mi somiglia. Poi Gigi cambia, si fa amico col peggio, bulli e rione, lascia il lavoro. Poi proposto per la munizione. Senti, senza, che mi fai tanti tentamenti, ti faccio come mio... Ti dico ti vado a trovare, non mi guardare, do più la faccia. Poi per il vecchio scuro e solitario, sento Gigi cantare con un'aria bolla. Giorin d'argento, racconta mamma, e mi importa tanto, che per gli occhi tua penso il sentimento. Il mio bello, Gigi non è più lui, è una passione, sono gli amici che lo hanno trasportato. Mi dà un bacio, la benedizione, e poi più bianca della cerca c'era, per non piangere, dice, buonasera. Vaan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Eeva se julkka. Sillä eivät ne silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sain yli tappu täppyt tikkut hiljalleen. Eevan suu oli vehnää, sellä koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkui ja voivotti. Ei tätä poikoo märkyy saattaa, silloin kun askoo laijasta laitaa. Sain yli tappu täppyt tikkut hiljalleen. Ievan äiti se kammaarissa virsiä veisata huijutti, kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, silloin kalaskoo laijasta.